Mentale assolutamente per la conquista di questo campionato. Il nostro capitano, l'uomo dei record. Eh sì, mancava il capitano Javier Zanetti. Ancora un'altra grandissima stagione la sua, ha giocato sempre con continuità in tutti i ruoli, a centrocampo, in difesa, sempre puntuale, attento, preciso. Non ha mai sbagliato nulla, veramente incredibile. Adesso sono tutti sul palco con l'arrivo di Zanetti. Arriva il momento della consegna ufficiale. Pensare che quando arrivò non se lo filava quasi nessuno. Anche giustamente era considerato il fenomeno Roberto Carlos, senza me poi dice no, c'è anche Zanetti. Arrivò insieme a Rambert. A Rambert, è vero. A Rambert, ma io la prima partitina eravamo a Cavalese, primo possesso palla, ho detto questo è un fenomeno, non gliela toglieva mai nessuno e da lì ho capito insomma che avrebbe fatto tanta strada nell'Inter. L'urlo di San Siro della popolo interista. Arriva il momento della consegna al capitano Zanetti della Coppa per la squadra che ha vinto lo scudetto 2008-2009, uno scudetto ottenuto con due giornate d'anticipo, o meglio, due e qualcosa, perché il trionfo è arrivato nell'anticipo tra Udinese e Milan. Eccolo qui la consegna della Coppa per i campioni d'Italia per il 17° anno, per il 4° anno consecutivo. 17° trionfo, l'Inter è campione d'Italia per la stagione 2008-2009. Sempre Materazzi in questi casi a guidare il coro. Tra poco avremo i protagonisti di questo scudetto, i nostri microfoni. Abbiamo a bordo campo Anna Bilondra Paventi e Massimiliano Nebuloni. Teniamo ancora a seguire la festa dell'Inter, come detto una festa in tono minore per tragico incidente che ha visto le ultime tre operai nella raffineria Saras, di proprietà della famiglia Moratti in Sardegna. Infatti, come vedete, non c'è neanche il presidente dell'Inter, Massimo Moratti. L'Inter si sta già muovendo sul mercato. Thiago Motta e Diego Milito sono due grandi rinforzi, ma vuole di più Mourinho, ha dato ampia disponibilità Moratti. Cosa manca all'Inter per arrivare al livello delle più grandi d'Europa, Beppe? Ma sa, sicuramente qualità centrocampo. Maurizio deve, da quel punto di vista, visto come è strutturato il centrocampo del Barcellona, che è campione d'Europa in carica, davanti si è mossa con Milito, che sicuramente come centravanti questa squadra aveva bisogno. Vorrà ancora un altro centrocampista, arriva Thiago Motta, un difensore per completarla, ma soprattutto in mezzo al campo dove ci vuole più qualità. Adesso c'è il giro di campo del gioco dell'Inter per salutare il pubblico, almeno dovrebbe. Come vedete, insomma, l'atmosfera molto soft, molto sobria, era evidente, anche inevitabile, che insomma tragico episodio della Saras ridimensionasse l'effetto di questa festa. Balotelli fa il buon tempone con la telecamera. Adesso si dovrebbero schierare tutti per la foto della squadra campione d'Italia. È stato bello come Mourinho ha celebrato il 3-3 poi il 4-3, ma è anche giusto che sia, insomma, l'imbattibilità interna lui ci tiene, e poi come, ha superato le 100 partite. Beh, è giusto perché mantenere questi record, questa imbattibilità interna è importante, si è visto insomma dall'esultanza, ma anche da come ha reagito la squadra. Una volta subito il 3-2 stava andando veramente molto piano e poi insomma alcuni episodi anche dell'arbitro un po' così hanno fatto scatenare la squadra di Mourinho, che l'ha messa sulla forza, sull'atletismo, sull'agonismo e ha vinto la partita.
È una squadra anche prolifica, vedo, insomma, l'Inter. Anche perché la foto sarà fatta con tutti i bimbi, dunque vanno un po' raccolti tutti. Non sono ancora tutti, manca ancora qualcuno. Ecco qui Mourinho che si è messo al centro. Dimostrato di essere comunque un allenatore pragmatico Mourinho, come sottolineavi, quando ho capito che la strada del tridente, almeno come modulo di riferimento, non poteva andare, ha subito cambiato e non si è posto neanche il dubbio di abbracciare il modulo di Mancini nel momento in cui aveva capito che sarebbe stato quello più adatto. Questa è una dimostrazione di encomiabile pragmatismo, direi. Sì, ci ha messo un pochettino, perché le prime giornate, vabbè, la squadra è talmente più forte delle altre, anche giocando in quella maniera riusciva ugualmente a ottenere risultati, però ha capito che la squadra non stava giocando bene ed era un po' in sofferenza. Quando ha inserito Stankovic, trequartista, dietro le punte, l'Inter ha cambiato marcia. È la vera partita dove ha dato la forza della squadra, è stata la partita contro la Juventus. Ha vinto 1-0, ma non l'ha fatta mai giocare, proprio sotto l'aspetto della forza, della determinazione, della personalità. Lì ha dato veramente un grandissimo segnale alla squadra.